è di nuovo al centro delle pagine di cronaca Gino Metelli, 47 anni e residente a Montuolo. Condannato in appello a 14 anni per l'omicidio di Marcellino Gianni nel 1988 ed agli arresti domiciliari per reati legati alla detenzione di armi, è oggi rinchiuso nel carcere di San Giorgio in attesa che il GIP convalidi il fermo. L'accusa è di detenzione e ricettazione illegale di armi da sparo ed armi bianche. Ai poliziotti, che ieri intorno a mezzogiorno effettuavano un controllo straordinario dopo aver notato movimenti sospetti, è bastato bussare alla casa dell'uomo per rendersi conto che qualcosa non andasse. Alla vista degli agenti, infatti, Metelli ha immediatamente richiuso la porta, fuggendo nel sottoscala. Qui ha afferrato la sua beretta 7.65 dal caricatore pieno, probabilmente, secondo quanto riferito dai militari, per apprestarsi a nasconderla. Un tentativo valso a poco, perché in un attimo i poliziotti erano dentro. Dopo averlo immobilizzato e disarmato, hanno dato il via alla perquisizione. Oltre alla pistola, molte le armi sequestrate. Un fucile ad aria compressa ed uno da caccia, due macete ed alcune lame senza manico, che Metelli era solito fabbricarsi da solo in casa. Nelle stanze trovati anche 49 orologi di poco valore, ma risultati, dopo alcune indagini, proventi di furti. Così come la beretta rubata a Camaiore il 29 marzo ed i fucili portati via da un'abitazione a Saltocchio. Sul posto sono intervenute anche una squadra mobile, tre volanti e una squadra scientifica in azione con un metal detector. Intanto proseguono gli accertamenti su alcuni annessi agricoli in possesso dell'uomo, dove gli agenti pensano siano nascosti altri oggetti. Le indagini si indirizzano anche su una motocicletta dalla matricola Brasa, ritrovata nel garage dell'abitazione.